Abbiamo già parlato la scorsa settimana del prosciutto intelligente, del primo prosciutto intelligente d'Italia. Ovviamente stiamo parlando dell'operazione San Daniele Smart, una gigantesca operazione sulla tracciabilità. E oggi torniamo a parlarne, però insieme ad un ospite veramente eccezionale. Abbiamo in linea il direttore del consorzio di tutela del prosciutto San Daniele DOP. Abbiamo in linea Mario Cicchetti. Buongiorno Mario. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno e ben trovato al contadino. In realtà, come abbiamo appena detto, abbiamo già parlato di questo argomento in questo programma e possiamo dire che è un'operazione davvero importante. E voi siete stati uno dei primi consorzi in tutta Italia, se non ricordo male. Sì, che abbiamo fatto un progetto così ampio e così, diciamo, organico all'interno della produzione del distretto di San Daniele, quindi dentro l'ambito produttivo del consorzio, siamo i primi. E i numeri che abbiamo enunciato, di cui credo tu abbia anche parlato nella scorsa trasmissione, sono indicativi, cioè tracceremo per il consumatore circa 23 milioni di confezioni all'anno, sono un numero che cresce di anno in anno, quindi per dare anche un po' la dimensione di quello che è l'impatto che poi avrà questo sistema di tracciabilità sul mercato. Esatto, quindi blockchain è una parola che è un po' di moda ultimamente, è partita dal linguaggio economico delle criptovalute e adesso si sta espandendo un po' anche nell'agroalimentare su larga scala. E voi siete stati i primi in questo senso, siete stati dei veri e propri pionieri e questo vi va riconosciuto. Però io vorrei fare un attimo un percorso inverso prima di arrivare alla blockchain, se me lo concede. Le rubo qualche minuto in più perché, come dire, adesso è facile riempirsi la bocca di paroloni, tracciabilità degli alimenti, sicurezza alimentare, eccetera. Ma in realtà non è sempre stato così, perché nel vostro caso in particolare voi siete già un consorzio di tutela, giusto? Sì. Quindi da voi, cioè, il suino è praticamente già tracciato dalla sua nascita fino a quando lo mettiamo su una fetta di pane o lo accompagniamo con del vino, giusto? Sì, è fatto proprio così. Ed è più di 25 anni che facciamo questa cosa, quindi non è che ci siamo accorti che c'era un tema della tracciabilità negli anni 2015-2018 come molti hanno fatto. Esatto. Ma ne abbiamo cominciato a parlare e a costruire una filiera vera fin dai primi anni 90, quindi quando io ero ancora a scuola, quindi c'è chi mi ha preceduto che ha avuto idee sicuramente innovative e ha caratterizzato un po' tutta quella che è la filiera dei suini italiani. Se vuoi ti do qualche numero che fa anche capire qual è l'importanza di questa nostra esperienza. Sì, volentieri. Beh, allora, in Italia praticamente vengono allevati circa 12-13 milioni di suini in tutto. Non siamo un grande produttore di suini perché tradizionalmente i paesi del nord Europa, molto più piccoli del nostro, penso all'Olanda, producono circa 40 milioni di suini all'anno e se uno guarda sulla cartina geografica l'Olanda è molto più piccola dell'Italia, ma noi abbiamo un territorio che è diverso e che ci limita la produzione. Ma tutto questo non ha impedito che i sistemi della DOP, quindi i sistemi che fanno capo a San Daniele e a Parma, abbiano una filiera di questi circa 13 milioni di maiali che facciamo in Italia, 9 milioni e mezzo sono suini destinati alle DOP Parma e San Daniele. E tutti questi animali, fin dagli anni 90, vengono tracciati dal momento della nascita fino alla trasformazione in prosciutto, con un sistema nazionale di controllo che assicura che gli animali vengano nati, allevati e poi siano macellati nelle regioni di competenza dei due prodotti. È un caso abbastanza singolare e unico anche a livello europeo, e non a caso il sistema prosciutti e le filiere italiane subiscono continuamente attacchi economici da parte di altri interessi anche extra paese, quindi anche europei, proprio perché è una delle poche cose che a livello sistemico, a livello agricolo sistemico italiano hanno funzionato e che sono durate così a lungo. È stato quindi poi facile tracciare, riportare, diciamo, dal punto di vista del dato queste informazioni che oggi ancora stiamo gestendo con un sistema cartaceo, anche se cominciano a essere tutte informatizzate, e ribaltarle poi come informazione al consumatore sulle confezioni del San Daniele affettato. È stato un lavoro difficile dal punto di vista tecnologico, facile dal punto di vista del principio, perché, come dico, abbiamo fatto un lungo allenamento. Eravate già addestrati alla cosa, mancava soltanto la digitalizzazione dell'informazione. A questo punto però, Mario, ho un'altra domanda. Tutto questo vi pone in un certo senso come una specie di Avengers del Made in Italy, perché non solo controllate, ecco, con una serie di regole che tutta la produzione abbia un prodotto finale la cui qualità non possa essere inferiore a certi standard, che comunque sappiamo essere già abbastanza elevati, ma comunque attraverso questo nuovo sistema proteggete il prodotto anche da attacchi esterni. Mettiamola così.
Sapere che una confezione di preaffettato San Daniele abbia un codice QR, ecco questo codicino bianco e nero a quadrettini, vuol dire che già è un vero San Daniele, magari rispetto a un prodotto che abbia una dicitura, ecco, ingannevole di San Daniele, che invece San Daniele non è e non ha nemmeno questo codicino. Perché ultimamente ne sentiamo tante di storie come queste. Faccio un esempio personale: ho vissuto per un certo periodo della mia vita in Russia e lei può soltanto immaginare quanta fantasia ci possa essere nella realizzazione di prodotti e soprattutto nomi dell'Italian Sounding. Sì. Ma allora, anche questo io lo ricondurrei, in Italia si fa un gran parlare di questo argomento, secondo me spesso come facciamo noi italiani drammatizzandolo. Allora, è evidente che c'è un grandissimo valore che l'Italia esprime all'interno delle sue produzioni tradizionali e del suo saper fare il cibo, che siano prodotti antichi come il San Daniele o prodotti recenti anche dell'industria alimentare italiana più, diciamo, moderna, hanno dei contenuti di qualità e di appeal verso il consumatore che è straordinario rispetto ad altri paesi. Quindi il rovescio della medaglia di essere i più bravi, diciamo qui, ma non perché ci lavoro io, ma penso che sia obiettivo, essere i più bravi al mondo nel fare le cose del cibo, produrre cibi e anche cucinarli, è un dato assodato. È evidente che sei il numero uno, tutti cercano di imitarti. Quindi questo è sicuramente il rovescio della medaglia negativo. Peraltro va detto che questo modo di interpretare l'Italia però enfatizza ancora di più la nostra forza, cioè il russo che cerca di imitare una bandiera italiana o di spacciare un prodotto che italiano non è per italiano sicuramente fa un grosso danno, ma attenzione, fa anche, comunque aiuta a diffondere una certa conoscenza del Made in Italy, seppur tarocco, cioè parla d'Italia. Ecco, va gestito questo parlare d'Italia, che non deve essere fatto a sproposito e non deve essere fatto con intenti fraudolenti. Il nostro QR code in realtà non solo un elemento di garanzia, perché anche le vaschette che sono state vendute fino a 6 mesi fa avevano tutti i sistemi di tracciabilità diversi interni ed avevano sistemi di anticontraffazione. Questo ha la caratteristica particolare, che è affascinante secondo me, che nonostante le vaschette siano prodotte in diverse fabbriche, ovviamente tutte a San Daniele e da diverse linee produttive, tutte le vaschette hanno un codice seriale univoco e progressivo che le lega l'una all'altra, cioè l'azienda numero 1 produce oggi tot vaschette e la sua produzione è in serie con l'azienda numero 5 che ne produce altre. Questa cosa, a differenza dei QR code che siamo abituati a vedere negli ambiti pubblicitari o sulle confezioni di altri prodotti, in realtà fa sì che ogni QR code ti riconduca a una tracciabilità diversa rispetto alla vaschetta che lo precede o quella che lo segue. Sono QR code attivi, quindi questo per esempio è un'operazione che abbiamo fatto solo noi perché avevamo appunto l'esigenza di mettere in rete più produttori che producono un prodotto simile, però che hanno lo stesso sistema di identificazione e tracciabilità. E questo vi rende nuovamente pionieri e primi, soprattutto in Italia. Comunque, l'ultima domanda che ho da fare è un po' scontata, però da un certo punto di vista anche giusta, perché se il processo finale del prosciutto San Daniele è quello di essere consumato, ecco, il consumatore che è ignaro di questo complicato sistema di più aziende nella stessa rete, ma anche di tutta la filiera, ecco, per il consumatore qual è il vantaggio finale nell'avere il San Daniele in vaschetta con il QR code? Quello che può fare il consumatore, diciamo, al posto che vuol dire che gli piace mangiare il San Daniele e lo fa perché è un atto che fa bene a se stesso, è indiscutibile, e lo penso, fa star no? bene, no? Però si troverà comunque, cliccando sul QR code, troverà le informazioni relative a quel lotto di produzione, un po' la storia di quella vaschetta, e lo farà atterrare su una piccola landing page che ha tutte queste informazioni. Da lì potrà poi seguire un percorso diretto verso il sito del consorzio piuttosto che verso il sito del produttore che ha materialmente prodotto quella vaschetta. Inoltre, in fase 2 di questo progetto, il QR code per noi sarà anche uno strumento di comunicazione. Tutta una serie di iniziative che faremo come consorzio e anche tutta una serie di informazioni che abbiamo sul nostro prodotto le posizioneremo anche, diciamo, all'interno del mini sito del QR code. Quindi, faccio un esempio, noi a fine del mese di giugno abbiamo una grande manifestazione che ha ormai più di 35 anni di storia, che si chiama Re di Festa, e nei QR code che troveremo sotto data probabilmente ci saranno dei riferimenti anche alla nostra festa, ti inviteranno a venire, ti racconteranno quello che facciamo a San Daniele. Quindi è un sistema anche di contatto diretto e di comunicazione col consumatore che è abbastanza innovativa, perché attraverso la vaschetta comunichiamo con lui. È una vaschetta che quindi non solo contiene il prodotto, ma diventa un vettore di comunicazione. Siamo nel momento, diciamo, storico dell'umanità in cui la comunicazione smart è diretta ed è fatta con sistemi informatici avanzati. Anche nel nostro piccolo contribuiamo a questa community che comunica con strumenti differenti da quelli che conoscevamo fino a poco tempo fa.
è grandioso. E a questo punto mi permetto di immaginare un'utopia, un mondo in cui la comunicazione venga fatta attraverso vaschette di prosciutto San Daniele piuttosto che tweet e messaggi. Sarebbe un mondo molto molto più felice, secondo me. Sì, è anche più buono, possiamo dirla con una metafora. Va bene, io la ringrazio. Ringraziamo Mario Cicchetti, direttore del Consorzio di Tutela Prosciutto San Daniele. Grazie a voi, buona giornata.